abbiamo una notizia bellissima che darai tu, Alteria, perché altrimenti poi faccio tutto io così non va bene. Che è? Qual è? Ah, sì! Vi volevo lanciare questa cosa. Da lunedì al venerdì, se proprio non riuscite a fare a meno di noi, mi rendo conto che capita spesso e volentieri, vi aspettiamo su www.rockandrollradio.it, una nuova realtà radiofonica sul web, quindi una web radio dove io e la mia cara Katty conduciamo un programma che si chiama Pink Cadillac, dalle 10 a mezzogiorno tutte le mattine. Siamo felicissimi di ciò e quindi vi tutte le mattine alle 8 e mezza in piedi, alle 10 per essere in onda con voi fino a mezzogiorno, bella lì, venite a seguirci, informate bene Katty Alteria su Facebook e MySpace. Bye Jack. Come sempre, bye Jack. Io mi sento i Guns quando voglio scaricare la mia attenzione, in particolare Switch and Domani. Che ne pensate di Slash? Cosa dobbiamo pensare? Che infine? No, che pensare dei Guns mi piacciono molto. Io forse il pezzo che prediligo, per quanto è molto scontato, ma non quanto Switch and Domani, è Paradise City. Anche a me mi carica un po' di più. Comunque, grandissimi Guns, grandissimo Slash, grandissimi tutti. Vai. Bella. Io scarico la mia rabbia ascoltando Vendetta degli Slipknot mentre spacco le corde del mio basso a furia di plettrare. Fanculo a tutti i truzzi e i fighettini, siete proprio da Gino. Cos'è che siamo, scusa? Siamo da Gino. Da Gino, avevo capito vagine e invece era da Gino. Bello, meno male che ce l'hai sottolineato, cosa avevi capito, perché ci interessava sapere. Nessuno stranamente ha ancora detto i Metallica. Tra l'altro anche noi li abbiamo un po' ignorati in questa scaletta musicale. Li abbiamo ignorati e tra l'altro, se devo dire dovessi dire due brani, uno è Psycho dei System e l'altro è sicuramente Master of Puppets dei Metallica. Su Master! Vai Jack. Lei si e noi andiamo. Una delle canzoni che mi calmano più di tutte è Today is a Good Day to Die dei Manowar, insieme a Solarfall degli Immortal. La conoscete l'ultima? Se non la conoscete, sentitela, è veramente bella. No, un bacione a quella grandona di Katty e alla simpaticissima Angela. Io tra l'altro una cosa che faccio, oltre ad ascoltare il pezzo quando sono incazzata, è quello di mettere la palla in salotto e comunque dimenarmi come una pazza, cioè urlo, ballo, al di là della canzone, però mi piace molto anche scaricarmi fisicamente. Tu sicuramente penserai anche quanto sono bella io quando ti incazzo. Allora, ci scusiamo molto per aver tagliato Right Now The Corn, per quanto un bellissimo pezzo, però ci ha un po' turbato il videoclip. Sto ancora toccando il dito perché ho visto le forbici che... Ne abbiamo recuperato un altro di video che sicuramente apprezzerete, intanto cosa ci vediamo? Avenged Sevenfold con Almost Easy. Almost Easy degli Avenged Sevenfold. Amici, siamo entrati nella ultima tranche di questo database che ha bisogno di essere carica, di pullulare, di... Che non ha bisogno di nessun morto, speriamo non sia successo niente di grave. Ha bisogno però che voi ci scriviate in tanti, tantissimi, tantissimi. E lo state facendo, oggi si sta parlando di rabbia e del pezzo che più vi fa scaricare la tensione. Quindi vai Jack. Ciao ragazze, io quando sono incazzato ascolto i Rise Against e i Sonata Artica, solo che l'incazzatura sale ancora di più e spacco tutto. Volevo chiedervi se sapete qualcosa sulle tappe italiane dei Sonata. Ciao e grazie. Ah guarda, di Sonata Artica personalmente mi trovi un pochettino impreparata, nel senso che non è una band che ho mai troppo seguiti io. Sui Rise Against potevo già sapere qualcosa di più, ma sui Sonata Artica poco. Comunque il fatto che ascolti un pezzo e ti incazzi ancora di più è perfetto, esattamente quello che deve succedere. Vai Jack. Il brano più cattivo per me è Master of Puppets dei Metallica. Grande, bellissimo. Andiamo sul classicone, comunque assolutamente sì. James Hetfield tira veramente fuori tutto il suo meglio. Vai Jack. Ciao belle tope, quando sono incazzato i Led Zeppelin e i Sex Pistols, Paul 66. Grande. Che strana accoppiata, i Led Zeppelin e i Sex Pistols. I Sex Pistols non mi piacciono, non è tra i miei gruppi, non mi piacciono. Non è il tuo genere più Non è il mio genere, vabbè, i Led Zeppelin tutta la vita, anche se sono più da calma più che da rabbia. Sì, anch'io quando sono incazzata non ce la faccio forse sentire. No, mi serve un pochino più di...
pestamento. Tra l'altro, posso dire una cosa? A proposito di pestaggio, ieri sera sono stata a sentire il concerto degli Scancanensi e loro ci hanno regalato un concerto veramente carico. Di una bravura mostruosa, lei è un animale da palco, ci tenevo a dirlo. Magari voi ci siete stati e mi saprete confermare. È un genio, è un genio. Io faccio questa faccia perché mi diverte. Vai, Jack. Slayer, solo Slayer, Slayer e basta, Fabio da Ravenna. Fabio, effettivamente è uno di quei gruppi che avremmo passato oggi, ma anche lì abbiamo dovuto fare una scelta, abbiamo 7/8 videoclip e li abbiamo un pochettino lasciati a casa, te li passiamo la volta prossima, comunque verissimo, loro sono belli peso. Arrivano peso anche verissimo. In Italia, se non sbaglio arrivano anche in Italia a breve. Ultimo messaggio, vai Jack. Ciao ragazze, il brano più cattivo per me è sempre Live dei Korn. È Live dei Korn, non è il più cattivo secondo me, Live dei Korn. Non per me il più cattivo dei Korn è Wake Up. È Wake Up in assoluto, Wake Up Fucker. Secondo me, sì. Senti, fucking rock and roll, io direi. Noi volevamo dire, io per quanto mi riguarda volevo dire una cosa prima di lanciare il video. Per moi che sono Alteria, dato che ancora qualcuno forse fa confusione, vi aspetto con la mia band che si chiamano No Speech e ci tengo molto a promuovere quest'altro perché il locale merita tantissimo. Sabato sera al Rock on the Road di Desio, un locale di bikers, un locale di rockettari veramente tosti, quindi Rock on the Road a Desio e No Speech Alteria per del sano e come dire fottuto rock and roll. Mentre invece Catti vi aspetta con i suoi Toxic Tune innanzitutto sul sito, quindi su internet andate su toxictuna.com, myspace.com/toxictuna. Ringrazio il Baraonda di Segrate, è veramente un posto molto molto bello, vi aspetto perché questo weekend ci riposiamo, ma quello dopo, il 27 novembre, saremo all'Acropolis di Vie Mercate, quindi sempre in provincia di Milano, per un bel e fottuto, utilizzando questo termine, live. Senti, ci andiamo ad ascoltare gli Slipknot, che anche questi qua picchiano duro, Sì, Slipknot. Sì. Ebbene sì, ritorniamo per quest'ultimo minuto e mezzo, attenzione, un minuto e mezzo, quindi due sms molto molto rapidi dal nostro Jack per chiudere in bellezza. Vai. Ciao raga, io mi scarico ascoltando i Rammstein, soprattutto con la canzone Mann gegen Mann. Preferisco Duast però, vero? Vai, grande. Ciao, quanto sono incazzato, mi sento Marilyn Manson. Ciao, macabro. Ciao, quanto sono incazzato, io quanto ci fa piacere questa sms. Ragazzi, noi abbiamo finito, torniamo lunedì prossimo, però volevo mandare un saluto speciale da parte di Katy Alteria a tutte, concedetemi il termine, le rock girls, le fanciulle che ci seguono e che ci scrivono, donnine, girls power, è un po' scontato dirlo, però veramente siamo felici che abbiamo tante donne che insomma ci seguono, diciamo così. Il complimento di una donna a una donna, soprattutto se si parla di rock and roll, fa sempre solo piacere, anche perché ci capiamo, ragazze. Quindi un bacio a tutte voi, un bacio a tutti comunque i personaggi all'ascolto, soprattutto a quelli che dicono, per quanto mi riguarda, che me la tiro e mi chiamano non rossa, vi voglio bene comunque. Bene, un bacio da Katy. Un bacio da Alteria, lunedì prossimo, stasera replica, rock'n'rollradio.it, stay tuned, ascoltate questa radio perché ne vale la pena. Ciao!